quasi 300 milioni di persone in tutto il mondo sostengono di essere state rapite dagli alieni. Ma la cosa più incredibile è ciò che dicono sia successo durante i rapimenti. Molti dichiarano di aver subito esperimenti medici, durante i quali venivano asportate parti di tessuto, ovuli, sperma e sangue. Altri sono tornati con l'orribile ricordo del loro calvario. Alcune persone hanno portato esami e radiografie per provare che avevano qualcosa di inspiegabile sotto la pelle. Alcune donne rapite sostengono addirittura di essere rimaste incinte durante il rapimento. Che gli alieni stiano creando ibridi? O stiamo diventando animali addomesticati e allevati per un sinistro scopo alieno? Rimanete con noi per scoprire cosa nasconde il rapimento massiccio di umani. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Baía do Sul, Brasile, 18 ottobre 1977. Claudomira Paisao dorme in casa sua quando viene svegliata all'improvviso da una strana luce verde che attraversa la finestra. L'aria intorno si riscalda sempre di più mano a mano che la luce raggiunge il suo viso. Oramai completamente sveglia, la donna guarda incredula la luce che diventa rossa. In quel momento vede un omino vestito con ciò che lei definisce abiti da sub e con in mano un dispositivo simile a una pistola. La creatura le spara, causandole un fortissimo dolore. Il fascio di luce la immobilizza, mentre degli strumenti a forma di ago le perforano la pelle, raccogliendo un campione di sangue. È un incontro terrificante e non è l'unico del genere in questa zona. L'incidente fa parte di un'ondata di attacchi simili che hanno colpito il Brasile settentrionale tra la fine del 77 e la prima metà del 78. Gli alieni invadono le case. Gli UFO sparano dei misteriosi fasci di luce sulla popolazione ignara. Due persone muoiono per gravi ustioni nell'arco di 24 ore. Gli attacchi causano il panico in tutta la regione. La gente ha paura di uscire. Gli abitanti restano svegli per tutta la notte, accendendo fuochi per tenere lontane le luci minacciose. L'esercito brasiliano avvia un'indagine sugli attacchi. Setacciano la regione, registrando più di 200 avvistamenti di UFO in poco più di 4 mesi. Velivoli alieni vengono visti immergersi sott'acqua alla foce del Rio delle Amazzoni. Centinaia di persone vengono interrogate sulla loro esperienza. Tutti concordano che gli extraterrestri sono venuti sulla Terra in cerca di un'unica cosa, sangue umano. Poco tempo dopo, la minaccia sparisce in Brasile e riappare più a nord. Stavolta gli alieni portano il loro piano a un livello superiore. Miami, 3 gennaio 1979. Filiberto Cardenas è con degli amici quando il motore della sua auto si guasta. Esce a controllare sotto al cofano. All'improvviso, sopra la macchina appare un enorme UFO. I passeggeri guardano con orrore mentre dall'UFO si irradia un fascio di luce accecante che attira Cardenas nel velivolo. L'UFO svanisce portando con sé l'automobilista. 2 ore dopo, Cardenas viene ritrovato da un poliziotto a 25 chilometri dal luogo dell'incidente. Ma la vittima sostiene di aver viaggiato molto di più. Cardenas dichiara che sul velivolo c'erano 3 ominidi alieni che lo hanno portato lungo un tratto di costa rocciosa in cui si apriva un tunnel sottomarino. Gli alieni parlavano in spagnolo e hanno avvertito Cardenas di future guerre e disastri che avrebbero rappresentato una minaccia per l'umanità. Alla fine del tunnel, l'UFO è arrivato a una città sottomarina. Lì,
Cardenas ha incontrato un altro umano rapito che gli ha detto di vivere con gli alieni ormai da anni. Cardenas sostiene di aver subito vari esperimenti medici dagli alieni. In seguito, un esame clinico rivela un centinaio di segni di aghi sul suo corpo. Poco dopo il suo rapimento, Cardenas inizia a lamentare vari disturbi. La sua temperatura corporea cambia in modo repentino, causandogli un'eccessiva sudorazione. Nulla può placare la sua sete infinita. Inoltre, soffre di terribili amnesie, che lo inducono a confondere la realtà e l'esperienza vissuta durante il rapimento. Sono milioni le persone che in tutto il mondo dichiarano di essere state rapite dagli alieni. Molte vittime ricordano chiaramente di essere state sottoposte a prelievi di sangue forzati. Alcune di queste procedure sono più invasive di altre. L'inglese Mark Rowlty è un'altra vittima della chirurgia aliena. Di punto in bianco mi sono svegliato alle 3 del mattino. Ero terrorizzato, paralizzato per il panico, ma sapevo che cosa mi succedeva. Nella stanza c'erano 3 entità. Riuscivo a vedere tutto, ero cosciente e sveglio. Ero solo immobile. Sono entrato in un'altra dimensione. Per il resto ricordo solo che qualcosa mi ha forato l'orecchio. Molte vittime di rapimenti alieni dicono che gli è stato infilato qualcosa su per il naso e descrivono sempre uno strano rumore. Per chi non lo sapesse, alla fine della cavità nasale, proprio alla base del cervello, c'è un osso chiamato etmoide. Ci sono anche 2 lastre sottili, chiamate lamine dell'etmoide. Queste lamine sono proprio alla base del cervello. Perché gli alieni cercano di entrare nel nostro cervello? Cosa cercano di estrarre? Secondo alcuni racconti, le vittime non sono terrorizzate da ciò che gli viene prelevato, ma da ciò che viene lasciato. Alamogordo, Nuovo Messico, 1975. Il 16enne Ted Davenport intraprende un viaggio con lo zaino in spalla nel deserto e si sente convinto a farlo da una forza indescrivibile. Lungo la strada ha la costante sensazione di essere osservato. Di notte lascia la sua tenda ed è stupito nel vedere un gruppetto di umanoidi. Da quel momento in poi non ricorda altro. La mattina seguente si sveglia vicino ai resti del suo fuoco con un forte mal di testa, una protuberanza sul lato della testa e nessun ricordo della notte precedente. 5 anni dopo, mentre è in marina, si ferisce gravemente, necessitando cure mediche. Una risonanza magnetica mostra un impianto metallico nel suo cervello. Davenport sostiene di essere stato rapito varie volte da quando ha scoperto l'impianto. I medici si sono rifiutati di rimuoverlo, nonostante le svariate opportunità di farlo. Secondo Davenport, gli alieni usano gli impianti per controllare non solo il suo cervello, ma anche quello dei medici che lo curano. Un attacco del 2001 mostra che l'impianto è ancora lì. Il dottor Roger Lear è un chirurgo che ha esperienza nella rimozione di impianti alieni lasciati nel corpo delle vittime dopo un rapimento. Quei segni non esistono su nessun libro di medicina o dermatologia. È come se qualcuno avesse preso un minuscolo cucchiaino e l'avesse usato per scavare a fondo nella pelle. In 2 interventi chirurgici che ho eseguito, abbiamo asportato questo segno e lo abbiamo sottoposto a esami patologici. In entrambi i casi, sotto di esso abbiamo trovato una pallina grigiastra, quindi è evidente che a quel segno corrispondesse un impianto. Gli alieni stanno davvero inserendo degli impianti nel cervello delle persone? Stanno cercando di monitorare o di copiare i nostri pensieri, sentimenti e ricordi? O stanno cercando altro? Nonostante i recenti progressi nell'ambito dei computer, il cervello umano è il più forte processore di informazioni del mondo, con una velocità di calcolo massima di 100 trilioni di calcoli al secondo. Vogliono il tessuto cerebrale per usarlo come microprocessore organico?
La Terra potrebbe essere una fattoria di animali intelligenti per gli esseri di un altro mondo? È una prospettiva agghiacciante. Secondo i racconti, c'è un altro elemento ancora più prezioso che viene raccolto dal corpo umano, un elemento che potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza della nostra specie. Alcune donne rapite sostengono di essere state sottoposte a terribili procedure ginecologiche in seguito alle quali sono rimaste misteriosamente incinte. E, cosa ben peggiore, dopo qualche mese di gestazione, dichiarano di essere state nuovamente rapite e che il feto è misteriosamente scomparso. Si tratta di ibridi umani e alieni? O sono una specie di surrogato per creare una forma di vita completamente aliena? Le vittime sono in cerca di risposte e alcune le hanno ricevute nel peggior modo possibile. Una gravidanza sulla Terra può essere interrotta entro il secondo o terzo trimestre. Il feto viene preso e poi la donna viene portata su una navicella in cui le viene mostrato il neonato. Secondo i vari racconti, il feto è in parte simile alla madre e in parte a chiunque abbia contribuito alla sua nascita. Ha i capelli radi e la testa grande. Gli alieni stanno impiantando feti nelle donne? E se così fosse, qual è il motivo? Sono dei semplici esperimenti per soddisfare una curiosità scientifica? Alcuni esperti credono che queste gravidanze siano il tentativo di creare ibridi alieni umani in grado di sopravvivere nell'atmosfera terrestre e immuni alle principali malattie del nostro pianeta. Fa tutto parte di un terribile piano. Un'altra teoria è che stiano creando degli umani con l'obiettivo finale di modificare il nostro codice genetico o il modo in cui ci evolviamo in quanto esseri umani. La mia ipotesi è che vogliano creare una forma di vita in cui vorrebbero che ci evolvessimo. È possibile che gli alieni stiano cercando di manipolare il DNA umano per creare una razza di ibridi in grado di conquistare la Terra? Tra poco approfondiamo la sconvolgente scoperta che un antico sovrano potrebbe essere stato un alieno. Sarà davvero così? Restate con noi e scoprirete i più sconvolgenti segreti dell'universo. Proseguiamo con le nostre indagini. Ormai un numero di prove in costante aumento suggerisce che gli extraterrestri stiano raccogliendo sangue umano, capacità mentali e persino gli elementi del nostro sistema riproduttivo per portare a compimento il piano di creare una nuova Terra, secondo una precisa immagine aliena. Ma è vero? Molti credono che gli alieni abbiano mostrato la loro impronta in una straordinaria serie di eventi alla fine degli anni 70. Dulce, Nuovo Messico, 24 marzo 1978. L'allevatore di bovini Manuel Gomez trova la carcassa di un vitello di 11 mesi. Ma il corpo del vitello è in condizioni mai viste prima. Gli organi riproduttivi dell'animale sono stati asportati con una precisione che è molto al di sopra della medicina moderna. I campioni di sangue raccolti sulla scena sono di un'insolita tonalità di rosa chiaro e non si coagulano. I resti vengono inviati in laboratorio a Los Alamos per un'autopsia. Il referto riporta che fegato e cuore erano molli. Conclude inoltre che una possibile spiegazione per il sangue rosa potrebbe essere un tipo di radiazioni controllate usate per uccidere gli animali. Chi commetterebbe un crimine tanto bizzarro? Gli alieni stanno studiando altri mammiferi sulla Terra? E se così fosse, perché? Molte civiltà primitive sacrificavano il bestiame per placare gli dèi. È possibile che già migliaia di anni fa i nostri antenati abbiano alimentato il bisogno alieno di questi animali? La risposta potrebbe essere nell'antico Egitto e nel regno del suo faraone più controverso. Dossier segreto. Akhenaton. Questo è Akhenaton, il consorte della leggendaria regina Nefertiti. Prima della sua ascesa al trono, gli antichi egizi adoravano molti dei, ma Akhenaton li rimpiazzò tutti con un unico dio. Aton, il dio del sole.
La cosa affascinante di Hatton è che si tratta di un essere potentissimo spuntato praticamente dal nulla, che rimpiazza in un solo colpo tutte le divinità del panteone egizio e dà la sua benedizione ad Akhenaton. Perché avrebbe scelto Akhenaton? E perché Akhenaton avrebbe deciso di rivoluzionare un intero sistema di credenze millenarie così dal nulla? È una rottura radicale con la tradizione religiosa millenaria. Ma questa non è l'unica controversia sul faraone Akhenaton. C'è un legame tra lui e questa divinità. E se crediamo alla teoria per cui Aton era una specie di essere extraterrestre, allora forse Akhenaton ne era la progenie. Nel tempo i faraoni egizi sono sempre stati raffigurati con caratteristiche simili. Akhenaton, però, sembra decisamente diverso. Il suo cranio è allungato. La conformazione fisica non somiglia alle rappresentazioni umane dell'epoca. Perché Akhenaton cercò di cambiare la tradizione religiosa durante il suo regno? E perché sembrava così diverso? Akhenaton era il consorte di Nefertiti e il padre di Tutankhamon. Ma oggi gli ufologi lo chiamano il re alieno. Gli esperti indicano la straordinaria somiglianza tra il re egizio e le descrizioni degli alieni fatte dai testimoni. Che Akhenaton fosse un ibrido alieno? Che il suo regno fosse un tentativo da parte degli alieni di conquistare il popolo umano in un colpo solo? Alcuni esperti credono che se Akhenaton fosse davvero un ibrido alieno, allora anche suo figlio, il famoso Tutankhamon, aveva sangue alieno nelle vene. E questo ha delle implicazioni per il mondo intero. Secondo un recente studio, la metà degli uomini dell'Europa occidentale discende proprio da Tutankhamon, confermando così ciò che molti ufologi considerano l'eredità aliena segreta dell'antico Egitto. Emergono sempre più prove che gli alieni hanno manipolato geneticamente la razza umana per migliaia di anni e in vari modi. Tutte le prove che abbiamo mostrano che la razza umana è stata alterata da una civiltà molto avanzata. Ma per quanto tempo ancora intendono continuare con il loro piano? Qual è il loro scopo finale? Il fenomeno della raccolta di organi umani si verifica in un momento in cui la popolazione terrestre è in una costante e rapida crescita. Continuando così, nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi e, secondo gli esperti, la vita sulla Terra diventerà insostenibile. Secondo alcuni, comunque, questo picco è proprio ciò che gli alieni e i loro complici umani aspettano per agire. Se hanno davvero un piano per conquistare il nostro mondo, lo stanno mettendo in pratica dall'interno. È possibile? I rapimenti e gli esperimenti sono solo l'inizio di un massacro che si verificherà quando la popolazione mondiale raggiungerà il picco? Gli extraterrestri spazzeranno l'umanità dalla faccia della Terra e la sostituiranno con una nuova forma di vita ibrida? Ci sono già degli ibridi fra noi, progettati per sopravvivere e ricominciare da capo? Nel corso degli episodi cercheremo di svelare questo e altri grandi segreti del pianeta Terra.